Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti all'edizione serale del KDC. Cominciamo subito con i titoli del nostro giornale. A Parigi ruba un'arma a militari in aeroporto a Orly e fugge verso McDonald's, ucciso un assalitore. Dagli interni addio NCD, nasce Alternativa Popolare, Alfano, chiamati a ripartire. E infine per lo sport, calcio, Spalletti duro, contratto, un po' di clausole. Ruba un'arma a un militare in aeroporto Orly e fugge verso McDonald's. Prima dell'aggressione allo scalo francese, l'uomo, musulmano con precedenti per droga, aveva ferito un agente di polizia donna a un posto di blocco a nord della capitale. Aveva inviato un sms ai familiari dove aveva scritto: ho sparato alla polizia. Le 20 testate di Kim, il piano Nord Corea, al ministro degli esteri cinese, la situazione in Corea fa venire in mente due treni in accelerazione, diretti uno contro l'altro, senza volersi dare strada a uno scambio. Questa volta non esagera. Siamo chiamati a ripartire pur non essendoci mai fermati, così il ministro degli esteri Angelino Alfano decreta la fine di NCD, che celebra il suo ultimo congresso e battezza la nascita del suo nuovo movimento Alternativa Popolare. Nomine partecipate, slittano i tempi, resta forte il marchio renziano, Matteo Delfante a Poste, non solo, come se Matteo Renzi fosse ancora a Palazzo Chigi. Un giro di nomine fiorentino nella regia, anche nei principali attori, è quello che si definisce per Poste, Eni e Enel. Popolare di Vicenza e Veneto Banca ha chiesto il salvataggio dello Stato, i due istituti hanno mandato le lettere per chiedere al Tesoro la ricapitalizzazione precauzionale, come MPS. Parte la trattativa sul capitale con BCE e Commissione Unione Europea, che devono concedere l'eccezionale al bail-in. A Piacenza un calciatore muore a 33 anni per meningite, arrivato in ospedale in condizioni gravi, lascia una figlia. L'ausl parla e dice: ci contatti chi ha frequentato l'ultimo pub nella stessa sera in cui c'era lui. Un uomo di 33 anni, Anselmo Cassi, è morto la scorsa notte a Piacenza per meningite. Una proteina, la P140K, limita la crescita del tumore mammario e di diminuirne le capacità di dare origine a metastasi. Lo ha scoperto uno studio pubblicato sulla rivista Nature del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari. Per il rinnovo del contratto ci sono un po' di clausole, parola di Luciano Spalletti che a Striscia la Notizia ha ricevuto da Valerio Staffelli il tapiro per l'eliminazione dall'Europa League. Il tecnico giallorosso ha stato vago sulle sue possibilità di permanenza e se l'è presa con la stampa locale. Adesso andiamo a vedere quali saranno le previsioni del tempo per le prossime ore sulla nostra penisola. Le masse d'aria miti che affluiscono verso l'Italia continueranno a mantenere le temperature al di sopra delle norme stagionali. Il campo di alta pressione nel corso dei prossimi giorni inizierà ad indebolirsi, ma probabilmente il tempo resterà siccitoso. Ed era questa l'ultima notizia del nostro giornale. Vi invito a continuare a seguire le produzioni di Media Event sulle nostre emittenti e ovviamente sui canali social, Facebook, Twitter e YouTube. Una buona serata dal vostro direttore, Carmine D'Urso.